E finalmente ragazzi, il giorno dell'udienza al Consiglio di Stato, il Brescia conferma il suo secondo colpo per questo calciomercato che finora ragazzi ha riportato solamente un veterano del Brescia, ovvero Birkir Bjarnason, che però ragazzi un giocatore non serve per completare un calciomercato, ne servono molti molti di più. E finalmente è arrivato il secondo colpo, ovvero Michele Bessaggio ragazzi, viene preso a titolo definitivo, raga non si sa ancora per quanti anni, infatti raga andrò subito ad aggiornarmi, viene preso ragazzi dalla Juventus. Quindi raga, molto bene perché solo raga il centrocampo, stiamo rinforzando molto il centrocampo, però raga purtroppo non basta perché abbiamo ancora un attacco raga molto molto scarso da rinforzare, raga abbiamo solamente Bianchi in attacco in questo momento. Però raga, ho visto che ci sono molto molte 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 trattative ragazzi in corso anche per Dijkman, raga Dijkman sembra veramente molto molto vicino a Brescia. E lui è al tesino adesso, quindi raga è un altro discorso. Però comunque raga, se rinforziamo il centrocampo e dopo l'attacco la difesa raga, non è ancora detto che magari questa stagione sarà brutta, bella, non si sa raga, perché fino a quando Cellino non farà un calciomercato appena appena decente non ci può dire niente, soprattutto se non ci daranno forse la proroga per il calciomercato, perché con la situazione ragazzi dei ricorsi e tutto non abbiamo avuto la possibilità di fare il calciomercato, quindi forse la Serie B ci potrebbe dare una proroga di qualche giorno in più, senza che ovviamente le altre squadre ci rompano le palle per fare... Non so raga quanti giorni sia la proroga, però comunque raga sono un paio di giorni che ci permetteranno di fare degli acquisti, comunque raga rinforzare un po' il nostro reparto d'attacco e di difesa, perché sono entrambi messi male ragazzi. Infatti il Brescia sta già trattando appunto, come ho detto, con, in caso dovesse andare via Adorni, Michele Camporese, anche lui ragazzi svincolato dalla Regina. E per la porta ragazzi, attenzione perché potrebbe ragazzi arrivare Colombi, sempre dalla Regina ragazzi, anche lui svincolato. E se dovesse andare via Andreacci, raga, vi dico, è un portiere d'esperienza. Un portiere di esperienza qua al Brescia fanno molto bene. E boh, ha 32 anni, quindi boh, bisogna vedere come giocherà. Però, raga, finalmente iniziamo anche noi a fare degli acquisti, sì, molto, molto tardi. Però, raga, meglio tardi che mai.